Anche quest'estate Palermo sarà collegata agli Stati Uniti con un volo per New York di Meridiana. Con il sindaco Luca Orlando ne parliamo e gli chiediamo come si sta organizzando la città per ricevere i turisti statunitensi. Intanto quest'anno non sarà soltanto d'estate, ma sarà da aprile a ottobre, quindi anche in autunno e in primavera, oltre che in estate, un collegamento diretto che conferma ancora una volta come Palermo stia diventando sempre di più la porta d'ingresso per la Sicilia. La porta d'ingresso della Sicilia, grazie allo straordinario crescita dell'aeroporto Falcone Borsellino, con le sue ormai 60 destinazioni, con 60 città in tutto il mondo, e con questo volo Palermo-New York che diventa uno straordinario strumento per far conoscere e per essere conosciuti e per conoscere. Da questo punto di vista il periodo scelto da aprile a ottobre è un periodo nel quale si tiene il festino di Santa Rosalia, ma si tiene anche il festival del cibo di strada, si tiene anche il Brucyland, grande iniziativa dell'agroalimentare a partire dalla pesca, si terrà questa grande iniziativa del convegno sulla dieta mediterranea, si terranno tante iniziative legate alla stagione del Teatro Massimo, si terrà anche una serie di attività legate al turismo religioso, il cammino di Santa Rosalia. Come dire, questo collegamento diretto a Palermo-New York è un pretesto per dire che c'è tanto altro e non soltanto Palermo-New York. È un pretesto anche per quel turismo di ritorno di tanti siciliani che erano andati in America e che possono tornare a vedere le terre natali? Sì, certamente turismo di ritorno per tanti siciliani che sono rimasti siciliani ma non hanno mai visitato la Sicilia, perché hanno lasciato quella sua terra o quando erano troppo piccoli o quando addirittura non erano ancora nati, ma anche al tempo stesso per consentire a tanti siciliani di conoscere l'America. New York è in qualche misura una porta d'ingresso per un continente, Palermo è in qualche misura una porta d'ingresso per un'isola. Qual è l'azione della Giunta Comunale per favorire il turismo, per accoglienza di turisti? Mettere, come abbiamo fatto, a posto il bilancio del Comune. Abbiamo evitato il dissesto finanziario, in due anni abbiamo fatto un lavoro incredibile, un lavoro di formica, e noi che siamo abituati spesso a fare le cicale, siamo passati dall'1% al 23% degli investimenti in soli due anni. Abbiamo ridotto dal 64% al 44% la spesa del personale, senza un'ora di sciopero e senza un solo lavoratore precario. E il turismo è un altro pretesto. Il Palermo-New York è un pretesto per far conoscere tante altre cose che abbiamo fatto, e il turismo è un pretesto per cambiare in tanti aspetti, anche a prescindere dalla presenza di qualcuno che viene da fuori. È un pretesto, una provocazione per comportarci in maniera diversa e migliore. Poi se vengono i turisti anche meglio.